essere qui, per questo che rispetto al nostro calendario è uno degli appuntamenti più importanti del ciclo di incontri e di eventi che abbiamo organizzato come Chiesa Valdese di Messina per festeggiare la riforma protestante. Lo sapete, alla mia sinistra c'è il professor Paolo Ricca, teologo di fama internazionale, dal Tecnico Università di Agno, che ha anche la laurea honoris causa, e il direttore per la casa editrice Claudiana di una collana di studi sulla figura di Lutero, sul pensiero di Lutero. Non gli rubo via moltissimo tempo, perché più importante ascoltare lui di quanto non si ascoltare me. Procederemo come sempre, un'ora circa di 40 minuti di intervento da parte del professore Ricca e poi ci sono le vostre domande. Grazie ancora. Dei secoli passati
e un sentimento di speranza per che nel futuro si vada sempre avanti con questi progressi ecumenici. Ma nessuno di questi tre sentimenti può essere espresso con il verbo che la nostra moderatrice ha adoperato, e cioè nessuno di questi tre sentimenti mi spinge a celebrare la riforma. In tedesco, il verbo celebrare è feiern, far festa. Celebrare vuol dire quello. Festeggiare. E dice no, io questo non lo posso fare. Che perché? Perché la riforma è qualcosa che in una maniera o nell'altra ha provocato la divisione della Chiesa, e quindi la divisione della Chiesa non è un bene e io non posso festeggiare ciò che in una maniera o nell'altra ha provocato questa divisione della Chiesa occidentale. Che cosa posso fare? Dice il cardinale Koch, posso ricordare è molto neutro come verbo, perché si possono ricordare delle cose belle ma anche delle cose non belle, quindi non c'è un giudizio di valore che invece c'è se tu dici celebrare. Ma c'è di più, e cioè in Germania i cattolici e i protestanti fin dal 2013, boh, si prendono sempre per tempo, come sapete, i tedeschi non fanno mai nulla all'ultimo minuto. Dunque, fin dal 2013 avevano creato una commissione mista, cattolico-protestante, che doveva preparare un documento sulla base del quale sarebbe stato possibile a cattolici e protestanti di celebrare insieme questo benedetto anniversario dei 500 anni, questo compleanno, 500° compleanno della Riforma, sulla base di questo documento. È un bel documento, un lungo documento che è stato pubblicato anche in lingua italiana dal Regno di Bologna, la rivista Il Regno di Bologna, lo ha pubblicato e ha un bellissimo titolo: Dal conflitto alla comunione. Dunque, sulla base di quel documento, cattolici e protestanti tedeschi celebrano insieme la riforma del Regno. Però anche in quel documento il verbo celebrare non c'è. Sapete che verbo c'è? Commemorare. Allora, che cosa vogliamo fare? Vogliamo celebrare? Vogliamo commemorare? O vogliamo ricordare? Che cosa vogliamo fare qui a Messina questa sera? Noi stiamo festeggiando. Voi stiamo festeggiando. Vabbè. Scusate, era un po' un modo scherzoso, ma non è scherzoso, perché dietro questa schermaglia linguistica c'è appunto la domanda fondamentale che dobbiamo porre, se vogliamo porre le domande vere, e cioè questa riforma è stata un bene o è stata un male? Cioè, è bene che ci sia stata la riforma oppure no? È stata una benedizione o è stata una sciagura per la Chiesa di Cristo nel mondo? E questa è la domanda. Allora,
dice vuole celebrare, evidentemente lei dà un giudizio positivo, si celebra qualche cosa di buono. Praticamente che cosa è? Un'opera di Dio fatta dagli uomini, quindi con tutti i peccati, con tutte le colpe, con tutti i peccati, però di Dio, è Dio che ha suscitato questo movimento della riforma, non è un'invenzione. Se invece tu dici no, io ricordo, allora ricordo, bene, male, chi lo sa, un po' bene, un po' male, zoppichiamo da un lato e dall'altro e non sappiamo bene che cosa è stata questa riforma protestante. Io credo anche che sia stata un bene. Ma sapete per chi? Per la Chiesa Cattolica. Per la Chiesa Cattolica. Perché se non ci fosse stata la riforma protestante, non ci sarebbe stata quella che è stata anche una riforma cattolica, perché il Concilio di Trento, che è stata la risposta cattolica alla riforma protestante e che ha scomunicato la riforma protestante, sia ben chiaro, il Concilio di Trento ha preso tutte le affermazioni, i cardini teologici della riforma, e li ha scomunicati uno dopo l'altro, anatema sì, anatema sì, anatema sì, tutto, tutto, non ha salvato nulla. Però ha riformulato la dottrina cattolica scartando l'ipotesi protestante, la tesi protestante, scartandola, ma modellando la sua propria dottrina tenendo conto della tesi protestante. Quindi il cattolicesimo romano, così come è nato al Concilio di Trento, e che è il cattolicesimo che è durato fino al Vaticano II per 400 anni di filato, quel cattolicesimo lì non ci sarebbe stato neanche nei suoi aspetti positivi, perché ci sono stati degli aspetti positivi. Trento non significa soltanto controriforma, significa anche riforma del cattolicesimo in una maniera cattolica e non in una maniera protestante, evidentemente, ma significa quello. Quindi la riforma è stata una benedizione. E vi dico di più. Allora, quello è il primo motivo, è che ha fatto bene alla Chiesa Cattolica. Il secondo motivo è che, siccome dopo la riforma, sia la Chiesa Cattolica, sia le Chiese protestanti, le Chiese evangeliche, erano convinte di essere loro la vera Chiesa, e l'altra era semplicemente una pseudo-chiesa, una pseudo-chiesa. Anche il protestantesimo rispetto a Roma, rispetto alla Chiesa di Roma, che cosa diceva? La Chiesa di Roma non è una Chiesa cristiana, è una Chiesa in cui semi-pagana in cui ci sono delle tracce di cristianesimo. E idem, naturalmente, da parte cattolica nei confronti delle chiese protestanti. Che cosa sono le chiese? Non sono una chiesa, addirittura neanche oggi la Chiesa Cattolica accetta le nostre chiese come chiese. Il Concilio Vaticano II ha detto sono comunità ecclesiali. Nessuno capisce che cosa voglia dire questa frase.
comunità ecclesiale, né carne né pesce. Non sei chiesa, sei quasi chiesa, un pezzo di chiesa. Una cosa assurda, una cosa assurda. Quindi, allora, per dire che cosa è successo? Sia la Chiesa Cattolica dice, sono la vera Chiesa, sono io, tutto il resto non lo è. I protestanti, le chiese dicevano la stessa cosa. Allora questo che cosa ha provocato? Ha provocato una, diciamo, una coscienza, anzi una super coscienza di essere la vera Chiesa, lo devi anche un po' dimostrare che sei la vera Chiesa. E quindi sono nate sia nel mondo protestante sia nel mondo cattolico romano tante energie cristiane per dimostrare che veramente sei la vera Chiesa. E questo ha, è il punto, che queste energie cristiane non ci sarebbero state se non ci fosse stata la riforma. Dice però si è divisa la Chiesa. D'accordo, questo non è... A parte il fatto che nessuno sa che cosa veramente ha diviso la Chiesa, cioè se sia stata la riforma o il rifiuto della riforma, perché la riforma è stata scomunicata già nel 1521, cioè immediatamente scomunicata, e quindi essendo stata esclusa dalla Chiesa d'Occidente ha dovuto costituirsi come Chiesa autonoma, diciamo così. Quindi, però questa divisione è stata triste, ma non credo che sia stata quella grande tragedia, perché in realtà all'interno di ciascuna di queste due realtà, cattolica e protestante, c'è stata una fioritura straordinaria di iniziative, di missioni. Le missioni. Ma le missioni sono cominciate all'interno della Chiesa divisa. Prima c'erano le crociate, che non era propriamente una missione. Ecco. Ma le missioni, nel senso, lo sforzo di portare il messaggio di Cristo, cominciato dall'interno della Chiesa Cattolica, soprattutto i gesuiti, anche con tanti martiri, eccetera, e il protestantesimo poco dopo, cominciato nel Settecento, una fioritura missionaria meravigliosa. Cioè, sì, c'era la divisione, ma queste due realtà, cattolico e cattolicesimo, erano vive. Capisci? Erano vive, producevano il cristianesimo più o meno buono, ma producevano, cioè erano realtà vive. La divisione non ha spento il fuoco, anzi, ce n'erano due di fuochi. Ecco, questo voglio dire. Questo quindi non c'è. Oggi naturalmente la situazione è totalmente cambiata, e quindi oggi l'urgenza ecumenica, e sono lieto qui di essere anche in una comunità ecumenica, voglio dire la Chiesa Valdese, ma certamente ci sono delle presenze che ho anche salutato, alcune presenze cattoliche. Perché? Ma perché oggi è tutto un altro discorso. Oggi il cristianesimo non è più come era nel Cinquecento, cioè la religione che dominava e che governava la società. Il cristianesimo è un fatto di minoranza dappertutto, in tutto l'Occidente. I cristiani sono pochi. Sono pochi, battezzati tanti, ma cristiani pochi.
questa è la situazione. E quindi non solo c'è la secolarizzazione con tutti i problemi che comporta, c'è l'Islam che avanza, e come, eccetera. Insomma, c'è una situazione di grande disorientamento delle coscienze, di assenza di futuro, eccetera. Quindi in questa situazione, allora, effettivamente, la divisione dei cristiani diventa un handicap, un grosso handicap, e quindi è naturalmente molto importante che i cristiani avanzino nello sforzo di unirsi come unica comunità cristiana del nostro tempo. È molto urgente, questo è molto importante. Ecco, tutto questo serve per introdurre il nostro tema, che è quello dei carichi teologici della Riforma. Io non so da dove cominciare, perché naturalmente, guardate che la Riforma, lo sapete, è nata, non è nata da una, da una dottrina, non è nata da una dottrina, è nata da una scoperta. La scoperta di che cosa? È nata dalla scoperta che Dio era un po' diverso da quello che la Chiesa predicava e praticava. Da questo è nata la Riforma. Cioè, la Riforma è nata da questo monaco. Vi devo dire un'altra cosa a proposito dei monaci, che nella storia della Chiesa il monachesimo è stato nella sua diversità, ci sono molti monachesimi, ma il monachesimo fondamentale, come sapete, è quello di Benedetto da Norcia, i benedettini, ecco, quello era il grande monachesimo occidentale, quello lì. Ma la caratteristica del monachesimo, sapete qual è? È che è una forza spirituale nell'Occidente cristiano che ha sempre tenuto vivo l'ideale della Riforma. Cioè, l'idea di Riforma, che è congenita al cristianesimo, perché l'idea di Riforma non è altro che la trascrizione sul piano della Chiesa, della comunità cristiana, la trascrizione del ravvedimento, del pentimento, cioè dell'amicizia del cristianesimo, dell'esperienza cristiana. L'esperienza cristiana comincia con la riforma della mia vita, la riforma della mia mentalità, del mio cuore, eccetera, no? Quindi la riforma è il pentimento, il ravvedimento, la conversione. E i monaci, il monachesimo si è sempre riformato. E la storia del monachesimo è una storia di riforme. Cistercensi e Cluniacensi e Camaldolesi, eccetera, eccetera, sono tutte riforme. Anche i francescani, come sapete, ci sono almeno tre tipi di francescani, e ciascuno è alla riforma dell'altro. Cioè, è in quell'ambito che l'idea della riforma è andata avanti attraverso i secoli, e non è strano che sia stato un monaco a
a iniziare in qualche maniera questa riforma protestante. Allora, Lutero, da dove ha preso le idee della riforma, i canoni teologici? Da dove l'ha preso? Dalla Bibbia. Come dalla Bibbia? Perché lui era professore di Bibbia all'Università di Heidelberg e dal 1512 al 1518 non ha fatto altro che immergersi nella Sacra Scrittura. Totalmente. Non aveva altro pensiero che quello e allora ha commentato con dei commenti che, se voi li andate a vedere, sono dei volumi sterminati, dei commenti profondissimi, dettagliatissimi, volumi su tutto. Allora, prima ha fatto il commento ai Salmi dal 1515 al 1515. Poi tutti i corsi universitari, sia ben chiaro, l'università. Poi, 1515-16, lettere ai Romani, 16-17, lettere ai Galati, 17-18, lettere agli Ebrei. Un immenso, una totale immersione nel testo biblico e, leggendo la Bibbia, studiando la Bibbia, commentando la Bibbia, Lutero dice: ma il Dio che parla qui non è quello di cui sento parlare nella Chiesa, nella mia Chiesa, è un altro Dio. E praticamente dà l'allarme. I conti non tornano. Il Dio di cui parla la Bibbia non è il Dio di cui parla la Chiesa. Questo è il punto. Tutto lì si è giocato la faccenda. E perché il Dio di cui parla la Chiesa non è il Dio di cui parla la Bibbia? Perché il Dio di cui parla la Bibbia è un Dio che perdona incondizionatamente, immeritatamente e gratuitamente. La grazia di Dio, che è il cuore del messaggio cristiano, il cuore dell'Evangelo, la grazia di Dio è incondizionata, immeritata e gratuita. Ma io vado in chiesa e che cosa sento? Sento che la grazia di Dio è condizionata. Io ti perdono a patto che tu faccia poi questo, questo, quest'altro. Se non lo fai, il perdono di Dio scompare. Una grazia condizionata, invece quella di Dio è una grazia incondizionata. Io ti perdono, punto. Poi vedi tu quello che vorrai fare con questo perdono. Se ne vorrai fare l'occasione di una conversione, di un pentimento, di una vita nuova, allora questo perdono avrà valore per te. Se invece non ne fai niente, non sarà nulla, ma è la responsabilità tua, capito? Io ti perdono.
tranne la fede, cioè certo devi credere in questa parola che annuncia, e così via. Allora da lì è nata la riforma, da questa differenza che Lutero ha notato tra il Dio che lui ha scoperto leggendo la Bibbia e il Dio che veniva predicato nelle chiese. E allora, come ho detto, ha lanciato l'allarme e ha detto qui: i conti non tornano, i conti non tornano. Ma questo grido di allarme non è stato, diciamo, preso sul serio per niente, anzi il discorso di Lutero è stato rapidamente giudicato eretico, e nei primi del gennaio del 1521 Lutero è stato scomunicato, dichiarato eretico. Poi nel aprile di quello stesso anno Lutero è stato messo al bando dall'impero, il famoso episodio di Worms, la dieta di Worms, dove Lutero ha rifiutato di ritrattare e quindi è stato messo al bando dall'impero e quindi, diciamo, escluso sia dalla comunione ecclesiale sia dalla comunione civile. Allora, il cardine, il primo cardine, se vogliamo elencarne alcuni, della riforma è certamente questa comprensione della grazia di Dio come grazia incondizionata, immeritata e gratuita. Ecco perché gratuita, tutti i doni di Dio sono gratuiti. E allora, siccome invece le indulgenze si comprano, non so se sapete bene che cos'erano le indulgenze, era un modo per evitare le pene dovute per un peccato commesso. Allora le pene potevano essere, ad esempio, un digiuno: devi digiunare due volte alla settimana per 6 mesi, e così questo è la pena. Però se non vuoi digiunare due volte alla settimana, compri un'indulgenza, e l'indulgenza ti vale come se tu digiunassi per 6 mesi. Ecco, questa era l'indulgenza. Ma il grande conflitto non avvenne tanto sull'indulgenza per i vivi, ma sull'indulgenza per i defunti. Perché? Perché appunto i predicatori dell'indulgenza dicevano: ma guarda che padre, tua madre è nel purgatorio, sta soffrendo, ma compra questa indulgenza e invece di stare 10 anni starà soltanto 8, soltanto 7. E naturalmente la gente comprava a tutto spiano, perché dovevano rifare la facciata di San Pietro. Sì, e quindi avevano bisogno di soldi, eccetera. Ma tutto questo, voi capite che andava contro l'idea del gratuito, della gratuità. Il perdono di Dio non costa niente, il perdono di Dio cancella sia la colpa sia la pena, sei libero, sei assolutamente libero. Questa è stata una delle grandi scoperte, diciamo così, della riforma. E quindi tutto questo commercio delle indulgenze è stato spazzato via, eliminato, non poteva più avere luogo. Ecco. E quindi questo, allora, il primo cardine era,
sicuramente quello della grazia, la grazia di Dio. Un secondo cardine è quello che possiamo indicare con la parola, cioè l'idea che il cristianesimo sostanzialmente, che cosa è il cristianesimo? È un messaggio, è un annuncio, una parola. Gesù ha predicato, gli apostoli hanno predicato, sono andati in giro portando un messaggio. Allora, nella storia del cristianesimo, in particolare il cristianesimo occidentale, a un certo punto, nel corso soprattutto, diciamo dopo l'anno 1000, ma anche prima un pochettino, la cosa fondamentale del cristianesimo era il sacramento. Cioè, dove è che tu incontri Dio, diciamo così? Cioè, dov'è che Dio si comunica con te? Attraverso il sacramento. E difatti il numero dei sacramenti è cresciuto fino a 7, ma addirittura c'è stato un tempo in cui erano 12 sacramenti. Alla base c'è l'idea che la comunicazione di Dio all'umanità avviene per via sacramentale. Attualmente c'è anche il catechismo, c'è anche l'istruzione, eccetera, però la cosa decisiva è il sacramento. È ancora così, in fondo, nella Chiesa Cattolica, in modo particolare, che cosa è che qualifica un locale come chiesa? Lo sapete, è il tabernacolo. Che cosa c'è nel tabernacolo? C'è l'ostia consacrata. Che cosa qualifica un locale come chiesa evangelica? La Bibbia. Non c'è nient'altro. C'è la Bibbia, eccola lì, è la Bibbia. E questo mi aiuta a capire appunto questa differenza, che nel cattolicesimo è il sacramento che rappresenta, che costituisce in qualche maniera la presenza o il segno della presenza di Dio, mentre nel protestantesimo è la Bibbia. Ma perché la Bibbia? Perché nella Bibbia o dalla Bibbia emerge la parola. Ci sono anche i sacramenti, ma non sono così centrali come invece lo sono nella esperienza di fede e nell'impostazione teologica del cattolicesimo. Allora, la parola è effettivamente, nella Riforma e poi in tutto il protestantesimo, il luogo dell'incontro tra l'uomo e Dio. Questa parola non la vedi, il sacramento lo vedi, cioè vedi l'ostia, vedi l'acqua, il battesimo, vedi il vino, cioè il sacramento ha una visibilità che la parola non ha. Io sto parlando, voi non vedete niente.
come Dio. L'invisibilità della parola corrisponde all'invisibilità di Dio. Allora, la riforma ruota intorno alla parola. Questa parola dove la trovi? Nella Sacra Scrittura. Perché nella Sacra Scrittura e non in Come si sposi? Perché la Chiesa antica ha scelto tra tutta la letteratura religiosa cristiana che esisteva nei primi secoli, nei primi due, tre secoli, c'erano moltissimi evangeli, moltissime lettere apostoliche, vere o finte, ma c'erano, circolavano per le chiese moltissime apocalissi. Ecco, noi ne abbiamo solo una nel Nuovo Testamento, ma ce n'erano tante. E così via, c'era una grande quantità di testi che circolavano nelle chiese e venivano, ma a un certo punto la Chiesa si è preoccupata di dire: ma quali di questi testi che circolano per le chiese sono veramente autentici, sono veramente affidabili, sono veramente tali da essere vincolanti per la nostra fede, cioè tali perché a loro noi dobbiamo ubbidienza, e hanno scelto quelli che costituiscono il Nuovo Testamento. Quattro Evangeli, ce n'erano una dozzina, le sette lettere dell'Apostolo Paolo e altre lettere di Pietro, eccetera, un Apocalisse, insomma, la lettera agli Ebrei, perché si pensava che fosse di Paolo, insomma, hanno scelto il canone biblico, che hanno aggiunto al canone ebraico dell'Antico Testamento e hanno costituito la Bibbia. Ecco. Allora, la Chiesa antica, costituendo il canone, ha voluto dire: qui risuona la parola di Dio. Questi sono i testi che noi assumiamo come normativi per la fede, vincolanti per la fede. Ecco, la Riforma ha ripreso questo discorso praticamente dicendo: questa è la Scrittura a partire dalla quale, dentro la quale, noi troviamo la parola di Dio, che è l'asse portante della fede, è il luogo dell'incontro tra Dio e l'uomo. Un terzo, e quindi, siccome è nella Scrittura che risuona la parola, la Riforma ha detto: sola Scrittura. È scritto, eccola là, a sinistra, alla vostra sinistra, sola Scrittura. Cosa vuol dire sola Scrittura? Vuol dire che solo la Sacra Scrittura è vincolante per la fede. Nella Chiesa, in tutte le chiese, ci sono altre scritture, c'è Sant'Agostino, c'è San Tommaso, c'è Lutero, c'è Calvino, c'è Barth, c'è Schleiermacher, c'è Bonhoeffer, tanti che ci aiutano anche a crescere, a capire, eccetera, eccetera, però vincolante per la fede non è Lutero, non è Calvino, non è Zwingli, non è Agostino, è la Sacra Scrittura.
San Paolo, San Pietro, sono gli autori, gli evangeli, gli autori della Sacra Scrittura. Quindi sola Scrittura. Siccome, vengo al terzo punto, siccome l'incontro con Dio avviene attraverso la parola, la risposta alla parola, che cosa è? È la fede. Cioè, Dio mi parla, io ascolto e credo. Aprile 1521.
Lutero risponde in questi termini: se non sarò confutato con delle parole della Sacra Scrittura o con chiari argomenti razionali della ragione, siccome non credo soltanto al Papa o soltanto ai concili, perché è evidente che si sono contraddetti, io sono vinto dalle parole che ho addotto della Scrittura, e finché la mia coscienza resta prigioniera della Scrittura, io non posso e non voglio ritornare, perché non è, perché è rischioso e pericoloso per la propria salvezza fare qualche cosa contro la propria coscienza. Il Dio mi aiuti, amen. Geno in tutta la sala. Qualcuno si mette a gridare: al rogo, al rogo! Perché era un'affermazione inaudita, inaudita. Il portavoce dell'assemblea dice a Lutero: deponi la tua coscienza, fratello Martino, perché c'è un'unica cosa veramente pericolosa: non ubbidire all'autorità costituita. Lutero non depone la sua coscienza. Guardate che questo è un momento chiave della storia della Chiesa. Deponere coscienza. Perché la mia coscienza è vinta dalle parole della Scrittura che ho appunto. Io sono un prigioniero. Non è la mia coscienza contro la tua, è la mia coscienza contro la tua di imperatore, è la mia coscienza prigioniera della parola di Dio contro la tua. È la parola di Dio che mi obbliga a non ritrattare nessuna delle posizioni, perché non mi avete dimostrato con nessun testo biblico che io sbaglio. È stato un momento cruciale, naturalmente, un momento decisivo che mette in primo piano la coscienza, diciamo pure la coscienza individuale. L'ufficiale gli dice: deponi la tua coscienza ai piedi dell'imperatore, deponi la tua coscienza ai piedi del rappresentante del Papa. Cos'è la tua coscienza rispetto all'impero, rispetto alla Chiesa, a tutta la sua tradizione? Che cos'è la tua coscienza? Niente. Ma Lutero dice: ma non è la mia coscienza, è la mia coscienza prigioniera della E che cos'è un cristiano, che cos'è una cristiana, se non questo, un uomo, una donna prigioniera della parola di Dio? Siamo tutti prigionieri. Una coscienza
non la puoi vincere se non la convinci. Se non la convinci, la puoi calpestare, la puoi violentare. Puoi umiliare, ma non la vinci. Non la vinci se non la convinci. Io sono vinto perché sono convinto. Un grande momento della storia cristiana. Sono convinto dalle parole che ho, della scrittura che ho adotto. La coscienza invincibile. Prigioniero. Perché prigioniero della parola di Dio? Questa è anche un caposaldo della vita. E poi ve ne dico ancora uno, ce ne sono di più, ma vedo che l'ora avanza e quindi mi devo, ve ne dico solo uno, che anche è molto importante, perché vedete, la riforma è sì stata una riforma religiosa, della Chiesa, una cosa interna della Chiesa. Difatti io oggi, tra l'altro, tra parentesi, non parlo più di divisione della Chiesa, ma di divisione nella Chiesa. Siamo tutti nella Chiesa di Cristo e nella Chiesa di Cristo ci sono delle divisioni che esistono anche oggi che dobbiamo affrontare. Ma voglio dire l'ultima cosa perché mi serve per dire insomma che la riforma è stata anche l'inizio di una civiltà che è non soltanto una cosa di chiesa, è nato un mondo. E allora vi dico questo, che la libertà cristiana. Lutero ha scritto un libro, un libricino piccolino, un trattatello di 30 pagine, stupendo, intitolato La libertà del cristiano. Se ne avete occasione, leggetelo perché è un gioiello della letteratura cristiana di tutti i tempi. Io vi dico soltanto le due composizioni iniziali e la composizione finale di questo libro per farci capire che cos'è la libertà cristiana. Si può fare quelle domande che sono state fatte? Sì, vabbè, ma insomma non voglio abusare. Comunque questo lo desidero dire. Allora, sentite qua come comincia questo trattato. Che tra l'altro è un trattato che Lutero ha dedicato al Papa con una bellissima lettera a Leone X, Pio Leone, pieno di salamelecchi, di parole dolci, parole dolci, io mi metto ai piedi, eccetera, eccetera. Ah, fai attenzione perché nella curia è pericoloso. E difatti aveva anche attentato la vita di Leone X. Dice, lui lo mette in guardia, sei come Daniele nella fossa dei leoni. Attenzione, Artur. E allora dice, questo trattato comincia così. Il cristiano è un signore al di sopra di tutte le cose e non è sottoposto a nessuno. Un cristiano
è un servo zelante in ogni cosa ed è sottoposto ad ognuno. Quindi tu sei un Signore, che non c'è sulla terra un Signore più grande di te, e sei un servo, che non c'è sulla terra un servo più basso di te. Fine del trattato. Da tutto questo che precede, risulta che, consegue che, il cristiano è una persona che non vive più in se stesso, ma in Cristo per la fede e nel prossimo per amore. Per la fede sale al di sopra di sé fino a Dio. Per amore discende al di sotto di te, di sé, fino al prossimo, senza però mai abbandonare Dio e il suo amore. Questa è la libertà cristiana. Cioè la libertà cristiana è figlia della fede e dell'amore. Per la fede, la libertà ti... Per la fede sei un Signore che più Signore di te non c'è. Non sei sottoposto a nessuno. Perché? Perché sei sottoposto unicamente a Dio, a Cristo sei, che è il Signore dei Signori. Come figlia dell'amore, la libertà è la libertà di servire, che è la più grande libertà che ci possa concepire, perché vuol dire che tu sei talmente libero che puoi farti servo. Ma la cosa più straordinaria, quando uno pensa a questi discorsi, è che in questa maniera Lutero, che qui non fa altro che riprendere Paolo, perché l'Apostolo Paolo aveva già detto tutte queste cose, Lutero non inventa niente, però mette in luce una cosa fondamentale, e cioè che la figura del Signore e la figura del servo, che nella società antica, nella società schiavista, erano due mondi antitetici e antagonisti, che non avevano nulla a che vedere l'uno con l'altro. Se sei libero non sei schiavo, se sei schiavo non sei libero, anzi vi dico di più, la mia libertà è pagata dalla tua schiavitù. Io sono libero perché tu sei schiavo. Se tu non fossi schiavo non sarei libero come sono libero, perché tu fai i lavori che io non voglio fare e che mi rendono libero di occuparmi di cultura, di occuparmi di politica, di occuparmi di religione, eccetera, eccetera. Perché c'è lo schiavo che fa tutto il resto. Quindi la schiavitù come condizione della libertà. Capito? Sono cose profonde. Il cristianesimo, e Lutero lo ha rimesso in luce, queste due figure antitetiche le abbina nell'unica persona del cristiano che è nello stesso tempo il più libero di tutti e il più servo di tutti. Ma con un'operazione di un valore straordinario. E questa, diciamo, questo inno alla libertà cristiana, figlia, ripeto, della fede e dell'amore, è un inno che
si è ripercosso nei secoli successivi in tante canzoni, se vogliamo dire così, diverse, perché tutta la storia della modernità è una storia di libertà. Una storia di libertà. Cioè voi potete scrivere che non è più semplicemente la libertà del cristiano, intendiamoci, è la libertà civile, la libertà della scienza, la libertà della politica, la libertà dello Stato rispetto alla Chiesa, della Chiesa, eccetera, 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 ma è sempre libertà. E allora noi abbiamo nel 600 la libertà del Parlamento nei confronti del re, il re che diceva sono io l'interprete della volontà di Dio, e i puritani invece dicevano no caro, è il Parlamento l'interprete della volontà di Dio, non sei più tu. Poi abbiamo la Rivoluzione francese e anche lì la libertà del cittadino, del semplice cittadino, del citoyen, nei confronti dell'aristocratico, della nobiltà da un lato e del clero dall'altro. Poi abbiamo la libertà del lavoro, del lavoratore con la rivoluzione comunista, la libertà del lavoratore nei confronti del capitale. Poi abbiamo le libertà dei popoli coloniali che si ribellano ai popoli che li hanno colonizzati. Poi abbiamo, non dimentichiamo, la libertà della donna. La libertà della donna nei confronti dell'uomo, la grande rivoluzione femminile. Forse la più grande rivoluzione del nostro tempo, anzi sicuramente, che ha anche una caratteristica meravigliosa, che è quella di essere una rivoluzione che non fa delle vittime, nessuno viene ammazzato, tutte le rivoluzioni sono terribilmente insanguinate, hanno provocato vittime innumerevoli, la rivoluzione delle donne no. Quindi la libertà, sia pure connotata, come ho cercato di spiegare, però ha segnato tutta la storia del nostro Occidente. E quindi la riforma noi la festeggiamo appunto anche per questo ragione, perché tanto ci sarebbero da dire altre cose, ma ora io finisco, tante cose della modernità, come la chiamiamo, non ci sarebbero semplicemente se non ci fosse stata la riforma. E quindi queste celebrazioni dell'anno 2017 devono assumere una proporzione che va oltre l'aspetto propriamente teologico, anche se è quello fondamentale, perché è da lì che la riforma ha preso vita, però è diventata qualcosa di molto più ampio, che abbraccia in fondo tutta la storia del nostro mondo, in modo particolare del mondo occidentale. Io vi ringrazio per la vostra pazienza e ho terminato. Grazie a tutti, grazie a tutti, professora Ricca, perché è sempre una